Presidente dell'associazione, che è nata in questa forma nel 2006, precedentemente eravamo tre associazioni divise. Amici della Calabria, Amici della Sila e la Pressata di Cortone. Poi finalmente da buoni calabresi abbiamo deciso che tre associazioni erano troppe, ne abbiamo fatto una sola. E io ho l'onore di essere presidente, facciamo tantissime manifestazioni durante l'anno, quest'anno purtroppo siamo al palo, però non vi dilungo di queste cose là perché intanto poi avremo modo, se lasciate il numero di vostro, la vostra email, il numero di cellulare alla signora Amelia, vi contatteremo per fare queste manifestazioni. Il Giuseppe Bernoglio ci ha contattati dicendo che c'era questa occasione di incontrare il sindaco di Fiumara e presidente dell'associazione Amici di Minoretano, per fare quattro chiacchiere insieme e portare avanti la nostra caratteristica, diffonderla come facciamo da anni in tutto il mondo. Noi facciamo parte anche della federazione della Calabria, siamo della federazione dei circoli calabresi, siamo iscritti all'album delle associazioni in Calabria, abbiamo contatti con la Calabria e così via. Abbiamo pensato in un'occasione che viene il sindaco di Fiumara, non ve lo presento perché voi siete tutti di Fiumara, viene il sindaco di Fiumara a trovarci, giustamente abbiamo contattato le nostre rappresentanze politiche e amministrative, il sindaco Giacomo Bilardi, l'assessore Daniela Maggi e l'assessore Fumagalli e Gabriella. Non volevo sbagliare il mio nome. Sono un illetterato. Ci sono qui la direttiva dell'associazione, la Angela Barone, Anastasia Brittelli, Amelia Schiavello, Dante Castagnino, Serafino Marazzita. Altri mi sembra che degli altri componenti non ci sono, siamo una buona rappresentanza, su 9 siamo in 7, siamo ben rappresentati. Io non so chi vuole prendere la parola. Adesso non mi dica. Buonasera a tutti, intanto ringrazio, sono Vincenzo Pezzapene, sono sindaco di Fiumara da 2 anni. Mai avuto esperienza politica prima, quindi sono un novello, un novizio in questo campo. Comunque cerchiamo di fare del nostro meglio, di lavorare sodo perché ci tocca lavorare sodo. Per l'obbligo di ringraziare il presidente Foti, dell'associazione della Presa, il sindaco Gisello Bassi, i suoi assessori e tutti gli amici che hanno permesso questo incontro. Per me è un onore essere qui. Mi trovo da queste parti perché, per farla breve, stiamo lavorando insieme all'associazione Minoretano Lurs a costruire un museo in memoria di Minoretano. Abbiamo fatto tante cose in questi anni, ma credo che, come dico sempre, è sempre poco quello che si fa per un illustre personaggio che ha portato il nome non solo di Fiumara, ma della Calabria tutta, giro per il mondo, ha fatto conoscere un piccolo paesino come se fosse il centro del mondo per lui, quindi per noi è un piacevole dovere costruire qualcosa che possa tramandare ai posteri i suoi valori umani soprattutto, e anche l'artista fa rimanere nelle memorie di tutti quale artista lui è stato. Parlare di tematiche sociali facendo riferimento all'artista minoretano credo che si sfondi una porta aperta, perché con dei brani che vanno da Gente di Fiumara a Calabria Mia si parla di emigrazione. Io credo che
qui in mezzo, sulle persone che sono qui presenti, credo che non ci sia per nessun indizio. Comunque la stragrande maggioranza è tutta gente che viene da fuori, in modo particolare. Quindi è gente che ha dovuto prendere i bagagli tantissimi anni fa, sicuramente anche gli avi, i vostri predecessori, sono venuti per far fortuna in questa terra e a lavorare e fare a migliorare la propria condizione. Quindi il tema dell'immigrazione è un tema che è attuale 50 anni fa, attuale nel 2020, perché anche i mass media odierni ne parliamo in continuazione di immigrazione, di spostamenti, di gente che va e che viene. E quindi su questo si potrebbe instaurare, Presidente Foti, da qui in avanti, se lei è d'accordo, insieme all'Associazione Minore Italiana, anche una tematica, fare dei forum per poter approfondire questo tipo di tematiche e cercare di trovare delle soluzioni a qualche problema che affligge le nostre comunità. Vi faccio un attimo un piccolo cenno sul mio comune. Fiumara è uno dei paesi più antichi e più storici della fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria. Ha avuto anni trascorsi con una storia non indifferente. È stato centro culturale con tutti i bacini del Basso Tirreno, era l'unico centro dove c'era l'università, centro universitario. È stata fondatrice di diversi comuni che sono limitrofi, però purtroppo, essendo un paese precollinare, paga lo scotto della migrazione, paga lo scotto del perdere i propri figli, perché pur essendo un paese all'interno offre poche possibilità e quindi non abbiamo industrie in quella zona, non abbiamo sviluppo economico e quindi la gente purtroppo, dopo aver magari trascorso tanti anni a studiare, Università Mediterranea, Università della Calabria, Università di Messina, per trovare il proprio spazio è costretta ad andare fuori. E questo è un motivo d'orgoglio anche per noi, perché abbiamo tantissimi professionisti che lavorano anche qui in Lombardia e sono figli della mia terra. Sono persone che portano avanti il nome di questo piccolo comune, è diventato piccolo dal punto di vista demografico, ma non dal punto di vista storico non diventerà mai piccolo, perché finché ci sarà qualcuno che porterà avanti questo nome e le tradizioni e la storia di questo piccolo comune. Tutto qua. Siamo circa adesso 950 persone, non siamo molti, su un territorio di oltre 6 chilometri di quadrati. Abbiamo 4 rioni, tra cui uno quasi disabitato, anzi c'è qualcuno che viene in estate, abitano in questo rione, e la parte storica di Fiumara, il Borgo Terra, dove insiste una chiesa del 1600 molto bella, un palazzo signorile, 1800, il parroco di chiesa, se mi intende più di me, logicamente, poi abbiamo un palazzo signorile e qualche piccolo rudere di un castello, del castello che dominava tutto lo stretto di Messina, perché ai nostri confini ci sono Campo Calabro, Villa San Giovanni, che tutti conoscono perché è il porto che ci porta in Sicilia, però Villa San Giovanni è stata fondata dai fiumaresi, perché Villa San Giovanni non esisteva fino a quando i fiumaresi non l'hanno fondata. Adesso Villa San Giovanni è un grosso centro e noi siamo diventati piccoli piccoli, però non invisibili in nessun campo, perché ci diamo da fare e cerchiamo di essere sempre sulla breccia, a difendere le nostre radici e la nostra storia. Non ho altro da aggiungere, credo che bisognerebbe cogliere questa occasione da parte della mia amministrazione, mia personale, della mia amministrazione che qui rappresento, ci sia tutta la buona volontà per instaurare un rapporto che possa portare degli scambi di idee, di pensiero e di cultura. Grazie.
Siamo sempre quando parlo di queste cose, nonostante sia 60 anni che abito a Cinisello. Io sono arrivato a Cinisello in bicicletta nel 1960 alle 9 di sera, per cui non ci crede nessuno, ma è così. Questo però non nulla ha con l'amore che io ho per la mia terra, come penso come tutti noi, perché le nostre radici sono rimaste. Bene, noi possiamo ringraziare chi ci ha accolti in questa città, che quando sono arrivato faceva 15.000 abitanti, forse neanche, adesso ne fa 75.000, per cui è cresciuta anche col nostro contributo, per cui ci sentiamo a pieno titolo cinisellesi, calabresi cinisellesi. Per cui non vado in aria perché già ho le lacrime negli occhi, vi ringrazio ancora una volta per essere qua e do la parola al nostro sindaco Giacomo Vilardi. Grazie per essere qui, do il mio grande benvenuto ai nostri ospiti, perché Cinisello Balsamo è sempre stata una città accogliente, è sempre stata una città che si è sempre proposta appunto di accogliere le persone, quindi oggi siamo qui, sono molto lieto di essere qui e darvi il nostro più grande benvenuto da parte mia, da parte degli assessori presenti e da parte anche di chi è sul campo a lavorare, consiglieri, gli altri assessori e tutta la comunità di Cinisello Balsamo, che ovviamente ha a cuore ovviamente le proprie radici, come ha detto lei. Questa è un'associazione molto attiva sul territorio, è una delle più grandi associazioni storiche e molto attive, come dicevo. Purtroppo quest'anno ovviamente il Covid nella nostra terra è stato veramente, ci ha colpito duramente, perché la Lombardia è stata la regione che non si è neanche accorta che stava arrivando, perché era già in casa, e quindi abbiamo subito tante perdite, abbiamo subito tanti contatti, tante persone che hanno contratto il virus e purtroppo tanti nostri concittadini hanno perso la vita, 98 persone hanno perso la vita, e ovviamente anche in questa occasione io vorrei ricordarli, vorrei mandare ovviamente a loro una preghiera e un grande abbraccio ai loro. Dicevo, quest'anno tante cose non si sono potute fare, tante riunioni all'interno di questa sede, ma soprattutto l'associazione è anche molto attiva fuori, sul territorio, per portare la cultura, che poi è quello che è diventata un po' la cultura di tutti noi. Su questo territorio, in questa città, ci sono tantissime associazioni regionali. Il bello di vederle in piazza durante la festa delle regioni è davvero l'assaporare quello che è il bello e l'amore che si ha per la propria terra, che poi diventa un po' la terra di tutti, perché la casa ovviamente è il posto che si ama e dove si sta bene, quindi indipendentemente da dove si è, l'importante è star bene con se stessi, con la propria famiglia e insieme alla comunità in cui si è, perché come diceva prima Carmelo, questa città è passata in pochissimi anni, dagli anni 60-70, ad essere diciamo dei borghi, ad essere delle città. Cinisello si è unita insieme a Balsamo nel 1928 e nel 1971 ha ricevuto il titolo di città, ovvero ha superato i 50.000 abitanti. E quindi grazie comunque agli sforzi, ai sacrifici, al lavoro di tante persone che già abitavano qui, ma anche di tantissimi che ovviamente hanno raggiunto la nostra città e che oggi la sentono loro, e noi li sentiamo ovviamente nostri concittadini, proprio per il motivo che dicevo prima: casa è dove si sta bene e dove si vive bene. Io sono contento di aver sentito queste parole anche dal collega, perché ovviamente le radici comunque fanno parte della nostra storia, fanno parte del nostro bel paese,
che è davvero bello ed è veramente il più bello del mondo, proprio perché noi lo amiamo, abbiamo cercato di metterci anche in gioco personalmente o da cittadini comuni per cercare di migliorare, per cercare di fare qualcosa di positivo, ma soprattutto anche per cercare di prendere quello che è stato costruito dai nostri avi, dai nostri nonni, dai nostri padri e portarlo ovviamente alle generazioni future. E questo credo che sia davvero il motivo principale per cui tutti noi dovremmo metterci in campo. Il fatto che si riesca o che ci siano degli sforzi per riconoscere il valore di un concittadino come Mino Reitano nel vostro caso, ma anche noi ne abbiamo tanti di concittadini che purtroppo non ci sono più ma che hanno dato tanto per la nostra città, è sicuramente una cosa molto bella, ma soprattutto un insegnamento, perché dobbiamo essere tutti uniti soprattutto per cercare di insegnare, grazie agli insegnamenti che ci sono stati dati, alle nuove generazioni ad avere rispetto per il prossimo, ma soprattutto avere rispetto per il bene comune, ma soprattutto dare loro ovviamente un futuro. Il futuro che hanno costruito i nostri cittadini, che oggi è il presente, noi dobbiamo farlo per le nostre generazioni. Ed è per questo che l'impegno nelle scuole è sempre fondamentale, l'impegno nel volontariato ci deve essere sempre, e qui ringrazio tutte le associazioni del territorio che hanno fatto tanto anche durante il lockdown, ma ancora prima del lockdown. Il volontariato Cinisello è una parte davvero che è la parte forte della comunità cinisellese. Ci sono tantissime associazioni, abbiamo più di 100 associazioni sul territorio che sono pronte a muoversi anche all'unisono per fare del bene alla propria comunità. E quindi anche questo ovviamente è lo sviluppo e la costruzione non tanto di una città, di un palazzo per far arrivare ovviamente più cittadini, ma la costruzione di quella che io chiamo la vera Cinisello Balsamo, la comunità di Cinisello Balsamo, fatta di persone, fatta di singoli individui che sono pronti ad unirsi in associazioni, in famiglie e ovviamente insieme per far del bene ovviamente alla comunità. Ci sono ovviamente, come in tutta la città, tanti problemi, ma che ovviamente tocca un po' a noi insieme a tutti i cittadini, perché dobbiamo creare anche una cittadinanza attiva. È importante che ci sia una cittadinanza attiva, dobbiamo assolutamente fare in modo che questi problemi siano i problemi di tutti e vengano risolti indipendentemente se riguardano la mia via, il mio quartiere, da tutti i cittadini. Sì, quindi interesse generale. Interesse generale, l'interesse per il bene comune. Quindi davvero questi incontri fanno bene, perché sicuramente sono degli scambi anche di buone pratiche, sono scambi di sentimenti e di soprattutto di amore per la nostra, per le nostre città e per le nostre comunità. Io mi sento, prima di chiudere, di ringraziare Carmelo e tutto il direttivo e tutta l'associazione, perché i loro incontri culturali che si sono fatti durante gli anni sono davvero incontri di livello che ci permettono di conoscere, ci permettono di veramente di capire quello che il bene e soprattutto quello che noi oggi ad esempio abbiamo a disposizione, perché comunque c'è qualcuno che si è sacrificato, c'è qualcuno che ha lavorato, c'è qualcuno che ci ha permesso di avere oggi a disposizione questo patrimonio storico, culturale nelle nostre città, che sicuramente va difeso, va promosso, ma soprattutto va raccontato alle future generazioni. Io vi faccio il mio più grande in bocca al lupo per l'associazione Onlus Mino Reitano. Se possiamo fare qualcosa adesso, magari a latere ne possiamo parlare, perché ovviamente anche noi adesso, uscendo un po' dal lockdown, speriamo di non rientrarci, potremmo magari anche noi scendere in piazza e cercare di fare qualcosa e di promuovere ovviamente le vostre campagne informative, pubblicitarie, per cercare ovviamente di portare un bene che sicuramente arriverà nella vostra città, ma che potrà essere un bene visto non soltanto da tutto il popolo italiano, ma anche a livello internazionale, perché giustamente Mino Reitano è stato un artista internazionale. Quindi è a disposizione
a vostra disposizione anche per questo, anche tramite ovviamente l'associazione. Siete davvero i benvenuti, qualsiasi cosa questa città può fare per la vostra popolazione o per ovviamente coloro che comunque vivono qua, molto volentieri, e saremo ben lieti ovviamente di metterci a totale disposizione, così come la popolazione di Cinisello Balsamo sa fare. Grazie. All'età di mio figlio poi devi dare conferenza su Leone Dalipaci e Francesco Cirea contemporaneamente. Poi 3 anni fa abbiamo fatto un incontro con Franco. Avete una via con Francesco Cirea? Sì. Una delle vie più lunghe di l'ho vista sulla mappa. E abbiamo fatto 3 anni fa, 4, quando è stato, lo ricordo, io per quelle date non ci vado molto, abbiamo fatto un incontro con la signorità, c'è la figlia Grazia che stiamo aspettando, ma si vede che è bloccata nel traffico, e Franco Reitano, Gegé, che hanno raccontato un po' la storia, la vita di Nino Reitano, che a tutti noi non entusiasmato ma commosso, perché conoscevamo Nino Reitano non per quello che era veramente, conoscevamo Nino Reitano come cantante, ma no, noi in quell'occasione l'abbiamo conosciuto come uomo, perché al di là delle simpatie e antipatie che può avere poi una persona, era un grande uomo con un cuore enorme, e su questo magari ne parleremo anche in altre occasioni. Abbiamo fatto, non so, Enzo Romeo ha presentato i 100 anni il centenario del terremoto di Reggio Calabria nel 1908, nel 2008 abbiamo presentato con Enzo Romeo, che è uno storico oltre che vaticanista della Calabria, ci ha presentato un documentario a noi il 14 di dicembre, è stato poi presentato in Rai il 27 di dicembre, anniversario del terremoto, e poi tanti altri personaggi, Gioacchino da Fiore, Mia Martini, Mia Martini, grazie, buonasera. Oltre che il cantante, abbiamo voluto l'uomo, la persona di cuore che era il vostro papà. Quindi facciamo un applauso. Grazie. Per cui, se volete dire qualcosa, vi diamo anche la parola. Va bene? Prego. Siamo essere qui, felici di sapere sempre che quando si dice Mino Reitano, la sensibilità delle persone come lui porta a risultati, porta avanti un'idea, un ricordo che comunque per me è fondamentale. Continuare per il futuro e per le generazioni future, per raccontare al mondo che comunque esiste un uomo che è un esempio per noi calabresi, un esempio per tutti coloro che cercano ancora una figlia in questa società che comunque è un po' deludente da tanti punti di vista, ma non per forza maggiore, se vogliamo, perché comunque sono anni duri e si cerca sempre di migliorarsi. Lui è un uomo che ha cercato di migliorarsi fin da piccolo, non arrendendosi mai. Come tutti i calabresi, ecco, lo spirito Bravo. Comune di Mino e di tutti voi, di tutti noi calabresi, è questo. Il fatto che comunque non ci sia mai un... E chi l'ha detto? Cioè, alla fine... E chi l'ha detto che io non lo posso fare, che io non mi posso spostare, che io non possa farcela? E anche in tempi di Covid, in tempi difficili, in tempi in cui comunque le speranze sono anche un pochino poche, se vogliamo, si può parlare ancora di progettare, di fare... nel ricordo di una persona che può continuare a essere un esempio, una luce in momenti veramente tosti e complicati da tutti i punti di vista. Quindi io vi ringrazio tantissimo per questo. Grazie a voi. Grazie a tutti, a tutti, a tutti, a tutti quanti coloro che amano papà.
grazie per la domanda, quella che è la storia e la vita di Rimini. Io nel mio piccolo cerco di portare avanti una storia di mio padre che non era un artista, era un contadino, però aveva un cuore grandissimo, aveva una filosofia di onestà e di educazione dei nostri figli che fortunatamente siamo tutti veri. Aveva un cuore che ti amava tanto. Esatto, per cui penso che per ognuno di noi, infatti io ho intitolato il torneo di calcio all'amore di mio padre, il miglior calabrese che io ho conosciuto. Non è il miglior calabrese che io ho conosciuto, il miglior calabrese, penso che i nostri padri, sì, servono per noi, se non sono stati proprio dei disgraziati, sono i migliori che abbiamo conosciuto, perché quelli con la quale abbiamo avuto un rapporto diretto, un rapporto, io purtroppo l'ho avuto un rapporto in infanzia fino a 11 anni, poi sono mancato da casa per altri 5-6 anni e poi ci siamo ricongiunti, diciamo che poi abbiamo vissuto un rapporto padre-figlio, anche perché tutti i miei fratelli, io sempre il più piccolo, tutti i miei fratelli siamo sposati e io ero rimasto solo in casa, per la quale tutte le attenzioni sue, mia madre e mie, era per noi tre che eravamo in casa. È morto purtroppo giovane, però come purtroppo anche vino, ma questo non toglie che rimane comunque nei nostri cuori per sempre. Assessore, vuoi dire qualcosa? Grazie. Allora Daniele, dove tu vai? Ringrazio per l'invito e per noi è sempre un piacere essere qui. Insomma, faccio le parole del nostro sindaco nel dire che la vostra associazione è sicuramente una delle associazioni più attive sul nostro territorio e una delle associazioni con cui collaboriamo di più. Attiva in piazza, attiva in sezione, attiva dal punto di vista culturale e sempre propositiva. Insomma, la proposta culturale è sempre molto, molto alta e noi per questo vi ringraziamo. Io sono veramente felice di poter essere qui a conoscere il sindaco di Fiumane, l'esperienza di minoretano, e sono davvero, davvero grata di questa opportunità e di questo scambio che insomma anche il sindaco aperto alla nostra cittadinanza, quindi grazie, grazie davvero. E anzi, spero insomma di poter riprendere da questo primo incontro, di poter riprendere tutte le attività che insomma avevamo lasciato in sospeso e di riprenderle un po' a pieno regime, sempre insomma con una certa attenzione, ma poter riprendere una certa normalità. Grazie. Sicuramente giorni per vedere se fare ancora la castagna incantata, perché se la giornata è bella, allora noi abbiamo un bellissimo giardino all'esterno, farla qui all'interno è una cosa riduttiva, però pensavamo comunque di farla per non perdere una delle nostre tradizioni. Fino a un po' di tempo fa ci arrivavano le castagne della provincia di Crotone, cioè, adesso sembra che non arrivano più, le comperiamo, non è il problema. E facciamo la festa. Fino adesso l'abbiamo fatto gli anni, non ci è andata mai troppo bene perché ha sempre piovuto. Io quest'anno spero che con il Covid almeno ci grazie di questa cosa qua, perché se non piove mettiamo i tavoli fuori, facciamo la cena, cioè facciamo qualcosa che ci permette di essere presenti. Io mi ero dimenticato qualcosa, però adesso me la sono dimenticata. Stava saltato anche il convitto. E con saltato il convitto di San Giuseppe. Noi facciamo, tutti gli anni il convitto di San Giuseppe. San Giuseppe e il convitto di San Giuseppe è una tradizione che viene dal Medioevo, dove chi poteva permetterselo metteva una caldaia con dentro i ceci e lo cucinava per la collettività. Chi aveva voglia di passava, una scodella gli veniva riempita, una scodella di ceci. Pasta allora non c'era, perché erano solo i ceci. Noi ci abbiamo messo la pasta, poi ci abbiamo messo anche un piatto di salumi tipici calabresi e un bel bicchiere di vino. Siamo arrivati ad avere fino a 450 ospiti. Per cui un delirio. Negli ultimi anni 250-300, perché abbiamo contingentato le cose, perché gli spazi non sono più, non abbiamo più spazi così ampi da poter ospitare tanta gente. Questa è la,
è il compito di San Giuseppe che si fa a marzo, a ridosso di San Giuseppe. 17. E poi facciamo, non so, come accennava il sindaco, la festa delle regioni in piazza a giugno, a maggio e a settembre. Quest'anno sono saltate tutte e due, purtroppo per i motivi che vi avevo detto, e a dicembre dovremo fare i personaggi storici o eventi storici della Calabria. Stiamo cercando di valutare cosa rappresentare, perché e una volta all'anno che lo facciamo dovrebbe essere una cosa molto importante. Negli ultimi due anni abbiamo fatto Greci di Calabria con personaggi venuti dalla Calabria molto importanti, abbiamo fatto anche gli Erbrecht con la presenza di Francesco, come si chiama, Angela? Francesco Altimare. Francesco Altimare, che molti lo conoscono perché è docente all'Università della Calabria di lettere e letteratura a Brescia, è stato anche nel 500 anniversario della morte di Skanderberg, sì. Ha organizzato lui docente nell'Università di Tirana, sì, no vabbè, ma in Calabria, come si chiama quel paese, grosso paese in provincia di Cosenza, Spezzano Albanese, forse, no, non è Spezzano, Rungro. No, vabbè, comunque in Calabria c'è stato l'incontro tra Mattarella e il presidente albanese, è successo poco prima che facessimo noi la manifestazione di Pacinzello, dove sono arrivati persone al Brescia da tutta la regione, ma anche da fuori regione. E avevamo un salone pienissimo con oltre 250-300 persone. E abbiamo notato, al di là di noi recanici che siamo un po' meno, loro mantengono la loro lingua, i loro costumi, i loro usi, li mantengono in una maniera indeterminata, sempre e comunque. Noi, vabbè, io dico di essere di origine grecanica, perché il mio cognome vuol dire illuminato in grecanico. La zona di Bova è la poesia e una zona grecanica. Io ho scritto delle memorie, una cosa grossa, sto scrivendo una fiumara di ricordi. Io sono nato nella fiumara di San Pasquale, che non è fiumara, è una frazione di Bova Marina, e ho raccolto tutto quello che mio padre, mio nonno mi raccontavano quando ero piccolino, per cui ho raccolto tutta questa roba qua, cioè storia più o meno è della mia famiglia, però allargata a tutto quello che è l'ambiente intorno al collo. Prossimamente sto mettendo insieme, scritto e scritto, devo solo metterli insieme in ordine cronologico tutti gli eventi per poi farlo stampare. Dopodiché lo presenteremo alla città. Volevo dire due cose. È una persona splendida e credo che questo momento sia vicinissimo a grazie a Giuseppina e a tutta l'associazione. Quello che secondo me unisce la famiglia Minoretano con la Lombardia, questo dobbiamo darglielo atto, scusate, ma per me è vero. Grazie a lui che noi abbiamo potuto fare la manifestazione su Mino, che è stata bellissima, e grazie a lui che abbiamo questa sera l'incontro, perché è tutto arrivato da lì. Quindi ringrazio della presenza delle meravigliose Minoretano, grazie a Sato, mi sono affezionata a lei. E quindi ringrazio il sindaco, ringrazio tutti quanti, e volevo dare la parola a chi è stato, che Vincenzo, scusami. Buonasera a tutti, io mi presento, sono il fancio numero uno di Minoretano, perché io ho la mia storia, perché ho seguito Mino per 38 anni. E io volevo chiedere due cose al sindaco. Uno, che ci piacerebbe, come a noi, come a tanti calabresi, gente di Fiumara, avere un'intitolazione di una via Minoretano a Cinisello, perché all'infuori di Agrate, al nord, non ce n'è. In Calabria abbiamo fatto piazze, vie,
cartellone pubblicitario, adesso stiamo facendo il museo, perché naturalmente certo Mino è nato in Calabria, però Mino ha vissuto al nord, in particolare la Lombardia. Ora io come fan numero uno, e sono sicuro come tanti calabresi che amano Mino Retano, vi chiederei l'intitolazione di una via per ricordare Mino Retano. La seconda cosa che vorrei chiedere al sindaco, e lo chiedo anche al sindaco di Fiumara, se ci potrebbe essere un gemellaggio Fiumara-Cinisello Basso. Grazie. È sicuramente un'ottima proposta quella che ho fatto, anche perché, ripeto, forse ho già detto diciamo la mia anche su quanto Cinisello Balsamo vuole essere a disposizione tramite anche l'associazione culturale locale, diciamo agli obiettivi che l'associazione Onlus Mino Retano si è prefissato, quindi per raggiungere ovviamente il fatto di poter costituire un museo, quindi siamo pronti anche a scendere in piazza per chiedere l'aiuto di tutti i cinisellesi affinché questa cosa diventi realtà. Io credo che è una grande idea quella che l'hai lanciata. Anche una piazza. È una grande idea quella che lei lancia. Piazza Gramsci andrebbe benissimo. E credo che, allora, a burocrazia a parte, non parlo della burocrazia, però credo proprio che questo sia un percorso che debba essere costruito insieme alla comunità, ed è per questo che insieme all'associazione credo che possa essere magari anche oggetto di richieste ufficiali, coinvolgendo sempre più cinisellesi affinché si possa procedere a richiedere alla prefettura ovviamente l'intitolazione di questa via, di questa piazza, di un giardino, di un tutto quello che è possibile fare. Quindi assolutamente concorde, e invito anche a questo punto il direttivo, il presidente dell'associazione, a trovare ovviamente insieme a noi, insieme agli assessori, le modalità anche per promuovere, perché è ovvio che il bello è anche che ci sia il coinvolgimento che poi porta ovviamente a un risultato di questo tipo. Il bello è il percorso che poi arriva grazie ovviamente a tanti cittadini che ovviamente richiedono questo. Quindi sicuramente promuoveremo questa iniziativa e cercheremo di coinvolgere quanti più cittadini possibili nel poi effettuare la proposta. Quindi grazie per la sua veramente richiesta. Per quanto riguarda un gemellaggio, io sicuramente Cinisello Balsamo ha già alcuni gemellaggi, quindi ci sono tante comunità ovviamente presenti nella nostra città, la comunità di Fiumara sicuramente è ben rappresentata anche da chi oggi qui è presente, e sicuramente anche questo nulla preclude al fatto di iniziare un percorso. Io sono sempre però dell'idea che i percorsi devono avere ovviamente degli obiettivi e soprattutto devono avere delle conoscenze solide, e quindi deve esserci per tutto quello che si fa un percorso, altrimenti tra un anno siamo qua ancora a raccontarci del perché poi abbiamo fatto un gemellaggio. Quindi inizia oggi una bella tappa che può portare sicuramente a rassodare i rapporti, a conoscerci. Oggi siete venuti voi, conoscerete Cinisello, magari un domani verremo noi, conosceremo Fiumara, grazie magari ai cittadini fiumaresi, cinisellesi che sono qua, cominceremo a conoscere e approfondire la cultura, le tradizioni, anzi magari se ci sono tradizioni, in Calabria ovviamente ci sono tante tradizioni, tanti usi, tanti costumi, ma magari Fiumara ha qualcosa di più specifico. Quindi il paese ha un suo. Una delle prossime iniziative potrebbe essere proprio quella di capire dai cittadini fiumaresi, cinisellesi, quello che è la sconoscenza, farci conoscere ovviamente. E lì parte questo percorso di conoscenza, ma che veramente può portare a qualcosa di solido. Cerchiamo di fare qualcosa
di concreto, ma che possa essere solido e duraturo nel tempo. Solo così non ci saranno iniziative estemporanee, ma ci saranno delle iniziative che punteranno ad essere veramente costruite e costruttive. Le sue richieste sono ovviamente delle richieste che mi fanno bene al cuore, alla mente, e che sicuramente faranno bene anche ai rapporti che si creano poi sui territori e nella nostra comunità. Quindi la ringrazio. Allora, purtroppo mi hanno annunciato un altro. Adesso devi fare, devi richiedere. No, adesso mi tocca. Adesso mi tocca operare, perché noi abbiamo fatto alcuni patti di amicizia con Bova e con Campana. Quello che mi dispiace di queste due cose, perché mi sono impegnato io per farle, ci tenevo tantissimo, soprattutto con Bova, che è il mio paese, alla fine i due sindaci non si sono mai scambiati neanche gli auguri di Natale, e questo mi ha deluso moltissimo, perché giustamente se Enzo Pensabene vuole intraprendere un percorso per fare un gemellaggio, questo gemellaggio deve essere a tutto tondo. Intanto basato su delle conoscenze. Delle conoscenze certe e delle collaborazioni tra i due paesi, perché fare un gemellaggio, tanto per dire, siamo gemellati con Fiumara, Cinisello, non ha senso. Ha senso se questo gemellaggio poi porta dei frutti. I frutti sono quelli della collaborazione nell'ambito scolastico, con scambi culturali, nell'ambito turistico, che la nostra terra ha dei paesaggi che sono fantastici. Fiumara, pur non essendo alta, zona collinare, ha un panorama sullo stretto che è fantastico. Addirittura da Bova, che è molto più lontano, noi a 70 km abbiamo di fronte l'Etna, che quando è nevato è meraviglioso. Voi invece siete molto più vicini. Cioè, un gemellaggio va poi coltivato con tutte queste cose. Se abbiamo questa intenzione, questo chiedo soprattutto, il sindaco di Cinisello si è espresso, lo chiedo al sindaco di Cinisello, se abbiamo queste intenzioni, io e tutto il direttivo ci adopereremo perché questo venga. Sì. Ve lo prometto diciamo che alla base ovviamente c'è la cultura, c'è lo scambio culturale, ma soprattutto ci sono anche le future generazioni, perché soprattutto con le scuole, e qui guardo l'assessore all'istruzione, è lì che poi si crea quella sinergia, il fatto che comunque i giovani ragazzi possano andare magari anche in gita scolastica a vedere le realtà, possano comunque tornare indietro, e magari chi ha vissuto, chi comunque vive ancora attualmente, che popola ovviamente, che è l'1%, quasi l'1% qui è presente stasera, e che può comunque dare un ritorno anche, o comunque prima di partire. Queste sono secondo me le basi su cui poi ragionare. Poi sicuramente abbiamo una figura che non è soltanto di Fiumara, o non sarà solo di Cinisello, ma è la figura del mondo, e che è figura d'Italia nel mondo, che sicuramente unisce tutti e unisce soprattutto per creare qualcosa di positivo nelle nostre città. Grazie. Bene, assessore Fogalli? Sì, io buonasera, sono orgogliosa di essere qui questa sera a conoscere anche il sindaco di Fiumara e mi unisco alle parole del sindaco e dell'assessore Maggio. È veramente una grande risorsa l'associazione all'interno del nostro territorio, soprattutto anche per la conoscenza delle proprie tradizioni che trasmette alla cittadinanza, quindi abbiamo partecipato a molte iniziative anche di alto livello. Mi viene in mente per esempio quella del Bergamotto, che è stata veramente molto importante, e infatti anche trasmettere queste tradizioni anche ai ragazzi nelle scuole, perché comunque sono tradizioni che appartengono magari anche alla loro famiglia,
perché molti si sono trasferiti qui, molti appartengono a questa terra, quindi lo ritengo veramente molto importante. Tutto quello che è stato detto questa sera sicuramente lo porteremo avanti e insieme vedremo di collaborare per portare appunto queste tradizioni a conoscenza di tutti. Quindi io vi ringrazio tutti quanti, ringrazio anche i figli di minorità che sono una veramente presenza molto importante. Io l'ho conosciuta infatti in un'ultima cena. Sì, in un'ultima cena. Perché non sono le nostre socie. Va bene che il tavolo è come l'ultima. No, mi ha fatto. Guardi, è l'ultima cena proprio perché in una delle ultime eravamo in occasione. No, però il 22 febbraio, che poi il 23 è stato chiuso tutto, eravamo insieme. Esatto, me l'ha ricordato, che noi eravamo proprio qua a cena quando è partito il lockdown, la pandemia, è stato significativo anche quel momento insieme a voi, perché abbiamo iniziato insieme un momento non bello, però comunque. Io, con la quale tu sei molto entusiasta, non finirò mai di ringraziarti perché è riuscita bene, sì, ma è riuscita grazie anche al tuo impegno per averci fatto avere Laura Magna della scuola. Non finiremo mai di ringraziarti per questo. Don Peppino Repa ci vuole dire due parole. Il mio sindaco sa che sono molto lunghissimo. Allora credo che può stare. Io vi annuncio che il nostro sindaco l'hanno già chiamato in commissione perché era alle 18. Però il sindaco ha parlato, ci tengo a ascoltare le parole. Non perdiamo altre parole. E anche la benedizione dopo. Commissione. Io sono il parroco di Fiumara. Con l'età che aveva Minoretano. Ci siamo solo un piccolo aneddoto per Minoretano. Che sono in qualità di presidente dell'associazione. Io l'ho conosciuto avanti negli anni, ho conosciuto tutta la famiglia, precisamente nel 1996, quindi già quando lui era però dal momento che ci siamo incontrati è come se già ci conoscevamo dalla nascita, perché i paesi sono vicini. E quindi in quegli anni fino alla morte l'amicizia è stata fortissima, le figlie lo sanno benissimo, fino all'ultimo momento della sua vita. E io giù in Calabria insieme ad altri amici dell'associazione ho collaborato sempre da quando è stata aperta l'associazione Amici Mino Gaetano, che da un anno circa mi hanno incastrato come presidente e ho collaborato sempre nelle possibilità e quello che è stato fatto in questi anni, almeno la zona del Reggio, è proprio attraverso l'associazione sia al comune del Reggio ma soprattutto nel comune di Fiumara. Il sindaco già l'aveva accennato, con cartelloni stradali, e proprio all'inizio del paese c'è una foto che Mino ci saluta, sono tre cartelloni stradali, uno all'inizio, uno al centro e uno all'altro con fine del paese. Poi l'anno scorso è stata fatta la via principale del paese, proprio quasi dove è nato Mino, proprio 50 metri prima della casa di nascita, che inizia proprio il paese, quindi quella via ora si chiama Mino Reitano. Ora stiamo cercando di poter creare il museo di Mino Reitano, sempre con l'appoggio della famiglia. Siamo saliti su proprio apposta ieri, siamo stati tutta la giornata con la famiglia per poter iniziare questo museo e per creare il museo anche ecco il momento di culturale, modo da poter fare venire persone che hanno conosciuto Mino Reitano, perché anche dalla parte della Calabria è stato nominato ambasciatore della Calabria, quindi lui ha girato il mondo e via dicendo, e proprio per questo anche
ringrazio tutti voi, piacere della conoscenza che abbiamo avuto. E noi, giustamente il sindaco già ha accennato, faremo quello che possiamo anche per la creazione del museo, che lui, il fans numero uno di Mino Reitano, aveva lanciato anche l'idea, sia per la via che io già avevo pensato pure, però ne ha preceduto. Ci ha bruciato la... Perché, vabbè, ma lui ci brucia sempre. Lui è il fans numero uno. Sì, perciò lui ci brucia sempre. È un piromane. Per caso è il numero uno. E proprio per questa collaborazione noi stiamo chiedendo l'economo anche dell'associazione. Sì, ma io non ci parlo, guarda, ma dopo ci fatti. Ci guarda, perché ogni anno l'associazione anche fa una beneficenza presso qualche ospedale o associazione per i bambini. Abbiamo fatti 45 anni. Lui è l'economo e quindi sa più preciso. Abbiamo partecipato anche noi. L'ultima l'abbiamo fatto a fine agosto su Reggio, su un'opera di ragazze madre e bambini che vengono affidati anche dallo Stato per eventuale adozione. Quindi ogni anno viene mirata un'associazione o qualche ospedale per, e viene data sempre l'associazione dà un contributo mirato per questo scopo. E per quanto riguarda il museo, e che il sindaco di Cinisello Balzo anche si è pronunciato che collaborerà il paese per un aiuto e via dicendo, o magari per poter collaborare anche al fatto del museo, perché lei sa che per creare un museo ci vogliono anche. Non solo, perché non si è purtroppo. Lo so. Allora, l'associazione ha fatto un bollettino che si è affidato per non creare un altro conto corrente. Si è affidato al conto corrente della parrocchia. Okay. Hanno avuto fiducia con la causale. Diciamo verso il museo. Io ho portato alcune copie, li lascio qua all'associazione. Va bene. Quindi tutto questo. Quest'anno l'associazione non può fare il bollettino, lo può fare uno di noi a livello personale. Sì. Perché lo so, ecco perché quest'anno non avendo fatto attività non abbiamo possibilità di a livello personale ognuno di noi poi ci pensa. Aspettiamo il bollettino al sindaco per l'acquisto. Vabbè, scusa il bollettino, ma stavamo discutendo di cose per la quale no, se il signor sindaco del mio comune guardate qua, guardate la poi però il confalone poi ce lo spiega così almeno sì. La torre davanti guardiamo scusa prego. Questa è la torre del castello che adesso purtroppo non esiste. Ah, sì, più hanno costruito tantissimi castelli in Calabria, sono la classe dominante di quei territori. Quindi sono tutti della famiglia. Quello più diciamo importante, quello che è rimasto è Cilla, una località che poi penso avete conosciuto. Questi sono dei grandi errori delle piante. Abbiamo anche noi sotto il nostro confalone. Grazie davvero. Adesso la base per passeggiare, per proseguire i rapporti sicuramente. Grazie di cuore. Grazie di cuore. Grazie. Grazie.
Grazie. Il minimo che potessi fare. Vi saluto. Grazie. Molto piacere. Grazie. È stato veramente piacevole e gratificante per me e credo anche per chi è venuto insieme a me qui questa sera. Rinnovo i miei ringraziamenti all'amministrazione comunale, al sindaco di Andata Via, agli assessori delle Vicinze Non Balsamo. Spero di continuare nel discorso partendo dall'associazione guidata da Carmelo Foti per poi interagire anche con la comunità cinisellese tramite l'amministrazione comunale per costruire qualcosa che possa rimanere nel tempo e che sia di scambio non soltanto culturale ma anche di rapporti umani che potrebbero crescere e instaurarsi in questo periodo. Vi ringrazio ancora una volta e buona serata a tutti. Tocca a me chiudere, però non posso altro che ringraziare tutti voi e in maggior modo il sindaco Bernorio e Don Repaci e le figlie di Loretano, Grazia e Giuseppina, e dopodiché vi invito a un aperitivo che si terrà presso la scuola professionale Mazzini in via De Santi, via De Santi.